Ho scelto questa metafora appunto musicale, come ha detto, perché nell'opera di Wagner Nothung è la spada dell'eroe che serve per uccidere un drago malvagio. Nell'opera e nel racconto la spada si frantuma, quindi diventa incapace di fare il suo lavoro, ci sono molti tentativi per ricomporla a pezzettini, falliscono tutti, fino a quando l'eroe comprende che l'unico modo è rifonderla, ricostruirla completamente usando il materiale precedente, ma in una nuova modalità. È una metafora che credo sia molto adatta per spiegare la realtà che vive la scuola in questo momento. Forse ci sono stati tentativi di aggiustare un pezzettino alla volta questa spada che in qualche misura si è frantumata. Credo che occorre comprendere che bisogna andare al di là, non si tratta più di rimettere insieme i pezzi, ma di rifondere completamente il modello di scuola, tenendo conto delle necessità di unire le discipline STEM, quindi la scienza, la tecnologia, l'ingegneria, la matematica, con quello che in inglese è sintetizzato con la lettera A, arts, cioè le humanities, tutto il sapere umanistico, perché soltanto dall'unione di queste realtà e non dalla contrapposizione, possiamo avere una scuola capace di affrontare le sfide del futuro. Dunque, come liceo scientifico abbiamo sempre cercato di offrire ai nostri studenti una formazione all'altezza dei tempi. Il progetto STEMaP ci è sembrato particolarmente interessante per una serie di motivi. Intanto la dimensione internazionale, noi abbiamo collaborato con università greche, con scuole e realtà di vari paesi europei, quindi è già un elemento che ha permesso ai nostri studenti di spostarsi fisicamente finché è stato possibile e comunque di avere contatti con studenti e realtà di altri paesi. Poi l'altra questione è quella dell'accento sulle discipline STEM, come dicevamo, cioè l'importanza di mettersi anche in gioco su aspetti profondamente legati alla scienza e alla tecnologia. E un altro aspetto importante è stato quello della valorizzazione del contributo femminile, diciamo così, a questo settore che storicamente è stato un po' messo da parte perché si viaggiava con il pregiudizio assolutamente ingiustificato che le discipline di tipo scientifico e tecnologico fossero quasi un campo riservato agli studenti maschi. E questo anche in una dimensione più vasta. Noi al liceo scientifico abbiamo sempre cercato di mettere in evidenza il ruolo importantissimo che le studentesse hanno anche in questo settore e si è confermato anche dentro il progetto STEMaP che, tengo a precisare, ha proprio realizzato una didattica innovativa, molto laboratoriale, in cui gli studenti stessi hanno realizzato esperienze di fisica, di matematica, di ingegneria e di tecnologia che a loro volta possono essere un bene da condividere con altri.